tornano a casa, tornano dalle loro famiglie che avranno finalmente le spoglie dei propri cari su cui piangere. I resti dei 20 cristiani copti egiziani decapitati da miliziani dell'ISIS su una spiaggia libica nel febbraio di 3 anni fa sono stati ricomposti e imbarcati su un volo per il Cairo. Erano stati individuati lo scorso ottobre in una fossa comune nei pressi della città di Sirte. Di qui il lavoro di identificazione, oltre alla ricostruzione delle fasi del loro decesso, una morte istantanea e macabra, secondo il medico legale. Una morte che in quei tragici giorni scosse le coscienze dell'Egitto, facendo comprendere quanto la minaccia del sedicente Stato Islamico fosse un pericolo ad ogni latitudine. Una morte da martiri, come agnelli condotti al macello, con il nome di Gesù sulle labbra. L'ultima preghiera d'amore e di fedeltà per affrontare la diabolica furia del male. 20 cristiani più un musulmano. Matthew Ayariga, ghanese, catturato insieme agli altri. Poteva salvarsi, ma rimase con il resto degli ostaggi, dicendo al carnefice: «Il loro Dio è il mio Dio». Non è dato di sapere al momento cosa ne sia stato della salma di Ayariga, se sia stata anch'essa individuata e riportata in patria, ma certamente la sua anima sarà ora con le altre nella pace dei giusti.